Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare la quarta passeggiata programmata dal comune di Valfornace per il mese di agosto. Andremo alla scoperta di questo bellissimo territorio con questo progetto denominato Tra Borghi e Sapori. Oggi andremo a percorrere il sentiero natura del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. L'appuntamento è in località Roccamaglia, nei pressi dell'agriturismo, dove poi, alla fine del percorso, andremo a fare una splendida cena tipica. Michele Senzini, la nostra guida, è già arrivata, come il resto dei partecipanti. Perciò andiamo a scoprire questo splendido sentiero. Oggi facciamo invece un sentiero, tutto il fondo è tutto naturale, e percorreremo il sentiero N2 del parco. C'è un po' di dislivello, ma lo sviluppo è assolutamente abbordabile, siamo tra i 4 e i 5 chilometri. È un po' caldino anche oggi, per fortuna non siamo quasi sempre coperti dal bosco. Sì. Una miniera che la gente non lo sa, che sono una miniera di ricchezze artistiche, culturali, paesaggistiche. Abbiamo visitato il castello di Belvilletto, Ponte La Trave, che è un ponte romano, poi l'eremo di San Francesco, tantissimi luoghi proprio che uno rimane a bocca aperta. Siamo quasi giunti alla fine di questa passeggiata che ci ha portato alla scoperta dei castagneti di Pieve Bovigliana, percorrendo il sentiero natura del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il sentiero è stato abbastanza semplice e apprezzato da tutti i partecipanti. Ora non ci resta che tornare al punto di partenza, all'agriturismo Roccamaglia, dove andremo a fare una deliziosa cenetta. Prima della partenza è venuta a trovarci anche la RAI per realizzare un servizio per il TG itinerante. Sono venuti a conoscenza di queste passeggiate che abbiamo organizzato nel comune di Valfornace e hanno apprezzato moltissimo questa idea. Perciò sono venuti a fare delle riprese e alcune interviste. Ora siamo giunti definitivamente alla fine di questo percorso. Perciò vi ricordo di mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e, molto importante, attivare la campanellina per ricevere le notifiche dei video futuri. Mi raccomando, restate in contatto con il canale. Ora vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti! Ciao!